si sono calate dalla Rinascente lungo le luminarie installate nel periodo natalizio, poi anche dall'arco di Piazza della Repubblica. Le Befane, arrivate grazie a Confcommercio Toscana, hanno consegnato dolci e dolcetti ai tanti bambini, turisti e fiorentini arrivati con le famiglie. Dall'alto, grazie all'edilizia acrobatica, le vecchie sono scese non sulla scopa, ma grazie a funi in mezzo a centinaia di persone che hanno scelto di godersi il centro di Firenze. Poche ore fa sono partiti saldi, la passeggiata in centro per l'Epifania è un'occasione in più per andare a caccia di affari. Il simbolo della Befana è il concetto del dono, e il dono si dà a chi si vuole bene, e in questo caso è un atto di amore che come commercianti, come Concommercio, insieme al comune, insieme all'edilizia acrobatica, insieme insomma ai nostri commercianti, condividiamo questo momento. Il messaggio lo diamo oggi. Dobbiamo ripartire dalle persone, dai sentimenti delle persone, dobbiamo partire dai luoghi simboli della comunità, che sono i centri storici, che sono le piazze, che sono le botteghe dove c'è la relazione umana, dove ci si guarda negli occhi. I cestini coi dolci sono stati preparati proprio dai commercianti del centro di Firenze, un'occasione per ringraziare le famiglie e i loro bambini. Allora, io ho fatto 500 calzine della Befana di biscotto, e poi ci sono caramelle e altre cose. Dopo 2 anni di pandemia che siamo stati fermi, è bello anche iniziare con queste belle cose, fare anche queste manifestazioni, che è un affetto per i bambini, per riportare la gente in centro, per far vedere che anche il centro deve vivere.